My life. I have someone who needs me. Roberta, meteo flash per domani eh, meteo flash per domani immagino non ci saranno buone notizie <ride> eh, a me spiace, mi spiace però meteo svizzera è chiaro, ci dice ancora instabilità ancora una volta, nelle prime ore del mattino Avremo ancora cieli coperti con rovesci, questo per le primissime ore della giornata. Nel corso del giorno cosa succederà? Ancora nuvolosità variabile, qualche occhiata di sole ma la pioggia ritorna nelle ore serali. Ritorna anche la neve, lo sappiamo, le temperature più basse del dovuto sono uh, causate proprio dall'arrivo della neve, domani cadrà sopra i 1500 metri, temperature minime ai 5, massime ai 10. La soluzione però per un fine settimana che non si preannuncia molto... Molto gradevole di passare insomma, del tempo magari in qualche spazio chiuso. Magari Visitando. dedicando fine settimana all'arte potrebbe essere una buona idea. In città noi in questo fine settimana, così come uh, fino al 29 aprile, quindi anche per il prossimo, abbiamo una bellissima mostra da poter visitare. Ve ne riparliamo perché già l'abbiamo fatto nel giorno dell'inaugurazione. Per farlo sono in compagnia dell'artista che espone proprio nel Palazzo del Broletto Antonio Pedretti. Buonasera. Buonasera a voi. Io sono contenta che è tornato a trovarci, ci siamo visti come detto il giorno dell'inaugurazione della sua mostra, ricordiamo i territori dell'essere, giusto? Sì. Attualmente in corso fino? Attualmente in corso fino al 29 di aprile. Di aprile, quindi non solo questo fine settimana, c'è tutto il prossimo. C'è tutto il prossimo, c'è il 25 aprile, insomma, c'è ci, certo. ci sono un po' di, di, di giorni Se a disposizione. Visitare. Ma ricordiamo anche che il suo ritorno nella città di Como non, non è solo all'interno delle sale del Broletto, perché lei ritorna ad esporre a Como grazie alla collaborazione con sì, la, la MAG, la Massiglione Arte. Art, sì, dove è in corso un altra, un altra una mostra parallela, una mostra parallela con, con delle opere di dimensioni più ridotte, ovviamente, ma molto, molto ben curata, molto ben uh, organizzata. Ecco, per chi eh, diciamo, si fosse perso magari il nostro servizio dell'inaugurazione, per chi magari eh, non avesse avuto ancora l'occasione, noi oggi abbiamo delle bellissime immagini da mostrare. Noi le abbiamo girate eh, il giorno dell'apertura della mostra. Sì. Esatto. Uh, Dottor Pedretti, io ci terrei che questa sera raccontassimo ancora una volta a lei chi è, che tipo di artista è. Insomma, facciamo finta che ci stesse guardando qualcuno che magari non, non la conosce. Sì, ma certo è ben interessato a entrare nel suo mondo artistico. Cosa direbbe per raccontarsi? Ma niente, io sono, vengo uh, classificato così, un pittore naturalista, e probabilmente lo sono, nel senso che il mio lavoro si, si nutre di, di, di natura. È una natura che ha un percorso abbastanza uh, complesso, perché... Uh, io inizio come informale, gestuale, infatti eh, molti fanno questi riferimenti, pittore gestuale, pittore informale, è vero, perché le, le, le mie origini sono quelle, per poi riappropriarmi dell'immagine. Lei il giorno dell'inaugurazione una cosa che mi ha colpito, eh, che mi ha detto è stata, io nasco come pittore informale, gestuale. Poi ho negato tutto questo a un certo punto. No, non è vita. che ho negato, uh, uh, avevo il, non mi era più sufficiente essere informale, no? E ho avuto, ho avuto il bisogno di riappropriarmi, come ripeto, dell'immagine ed è un'immagine eh, naturalistica, ma non un'immagine che io vado a, 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 a riprendere in plein air. È un imma sono immagini della memoria spieghiamo in Plenar. Cioè, lei non fa i ritratti fuori con no, il cavalletto. Scrivere, no. No, ecco, spieghiamo. No, no. Eh, eh, sono, sono immagini della memoria che ripercorrono, eh, io li chiamo eh, fantasmi: no? i fantasmi dell'arte che entrano in, 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 que in questa tela e, si, eh, 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 e definiscono un paesaggio. Però sì, all'interno delle sue opere. C'è ancora molto del gesto. C'è moltissimo. Cioè, infatti io dico sempre che i, mio, i miei quadri, i miei paesaggi non vanno visti ma vanno sentiti. E, e c'è differenza in questo? C'è molta differenza. Come deve fare un, um, il, il suo potenziale osservatore, la, la persona che viene a visitare la sua mostra? Come deve disporsi per guardare un suo quadro, per sentirlo come dice lei? Si deve spogliare di tutte le infrastrutture eh, culturali, mettersi lì e se il quadro gli dà la botta, come, come si, si vuol dice, dire. Se gli dà una scarica ecco, di emozione. Se gli dà una scarica vuol dire che io ho raggiunto lo scopo. Lei lo scopo l'ha raggiunto anche perché eh, nell'ultima biennale di Venezia, la 54esima una delle sue opere che possiamo vedere al broletto io lo dico perché magari sì. c'è già stato per chi vuole tornarci, per chi ci andrà è la primissima opera che si vede quando si entra nella sala bene, lei, quell'opera l'ha esposta alla Biennale di ed Venezia ed era anche la prima alla Biennale di ha Venezia cioè. e sì. questo, questo appena è... si entrava nel padiglione Italia a, 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 a Venezia e sulla destra c'era subito la, la mia opera cosa significa esporre alla Biennale di Venezia? È eh, un traguardo abbastanza ambito, so, da, 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 da ragazzo Uno pensavo a chi sa se, se arriverò mai alla Biennale. Beh, I più siamo, grandi solitamente ci, siamo arrivati... ci sono alla Biennale. Sì, beh certo, cioè, da lì sono passati tutti i, i, i grandi artisti insomma, ecco. Vabbè, quest'anno ci sono andato anch'io. Eh beh, non è, non è male, ma ritorniamo a, Como. ritorniamo a Como, perché lo voglio sottolineare ancora una volta. Dunque al Palazzo del Broletto fino al 29 di aprile i territori dell'essere di Antonio Pedretti, ne stiamo vedendo le immagini, dunque potete già entrare un po' nell'atmosfera, ma anche alla Marsiglione Arts Gallery e voglio ricordare anche lì fino al 26 maggio. Sì, lì è, 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 prosegue, è prorogata. È prorogata sì, ecco, certo. la cosa che mi ha colpito e che vorrei ricordare ai nostri telespettatori è che le opere che lei ha portato al Broletto, a differenza di quelle alla MAG, sono molto grosse, sono, vero? Sono di grosse dimensioni ed è proprio lì che si, che si eh, vede il gesto, la materia, l'esperienza informale. Ecco, proprio sulla io ho bisogno di grandi spazi ecco, per, per, esprimermi, per esprimermi totalmente. Io le voglio rifar fare questo, questo parallelismo, perché l'avevamo detto all'inaugurazione, però è bene ripeterlo. Quando lei dice: Io sono stato un pittore eh, informale, comunque nella mia formazione c'è questo. Spieghiamolo a chi magari l'arte non la segue. Eh, insomma, l'arte informale eh, dobbiamo pensare a un grande nome, chi ci viene in mente per identificarlo. Ada Vedo, a Pollock, ma allo stesso conterraneo quasi, Borlotti. Ecco, è l'arte che eh, eh, l'informale nega la forma, è nella parola stessa. Io faccio una perversione in questo caso. Un passo in più. Ma io la chiamo perversione. E dalla non, dalla non forma arrivo alla forma. Cioè arrivo alla forma. Uh, uh, utilizzando gli atteggiamenti della non forma ecco. è un po', un, po', mh, un po' perversa, un po' perversa come ecco, le piace ecco, chiamarlo, però piace ha la... un senso di tutto questo. Bisogna vederlo certo. dal vivo, non, non si sì, può prescindere beh, da certo. questo. Bisogna Poi... andare, arrivano giornate di festa, è aperto, insomma, si, si può fare un giro. La tecnica, me lo dica perché siamo quasi in chiusura, però questa può essere una. Uh... Ma la tecnica è, 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 dipende dal quadro, cioè cambia in continuazione. Non, 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 non c'è un, un, un percorso preciso. Anch'io non so come, con che strumenti eh, eh, realizzo un quadro oggi oppure domani, cambia a seconda. Cioè, della... sì, è molto mobile questa, questa, questo atteggiamento. Allora, per questa sera noi siamo arrivati al termine del nostro incontro. Come detto, lo ripeto, sono stata molto contenta di vederla e so che ci rivedremo ancora. Dunque, certo. questo è solo un appuntamento rimandato al nostro. Certo. Però ricordiamolo, il weekend è alle porte. Tempo non è bellissimo, quindi si può anche spendere... Ma dentro non piove! Dentro non piove, e quella è la fortuna dei, dei... dei posti dove si espongono eh. le mostre. Ricordate allora, territori dell'essere fino al 29 aprile, al Palazzo del Broletto di Como, le opere di... Antonio Pedretti del Maestro, e dunque fino al 26 maggio, ma avremo tempo per ricordarlo, alla MAG Marsiglione Arts Gallery di Como. Per questa sera la ringrazio tanto per grazie essere stato voi, con noi. Grazie a voi. E noi adesso ci separiamo solo per un istante. C'è uh, lo spazio per l'informazione del telegiornale, ma 031 torna subito dopo. 1, 2, 3,